ancora per l'operazione di controllo, è ragionevole pensare che possano finire per il pomeriggio? Beh, non sono tante persone, normalmente questo si farà un paio di ore. La prima volta che siamo ad Ancona, vediamo come sono organizzati e ci auguriamo di sì. Potrebbe però anticipare questo porto nuovi sbarchi futuri qua ad Ancona, magari non con la vostra organizzazione o comunque con altri? Speriamo di no, tanto ringraziando all'autorità locale che sta organizzando questa operazione, ma sicuramente noi continueremo a spingere di fare rispettare le leggi e sbarcare il prima possibile in un posto più vicino, non venire al nord Europa. Oltre ai 18 minorenni ci sono anche gli adulti, l'età media degli adulti è l'età media degli adulti. L'età media degli adulti. Sì, non so dirti con precisione, ma sì, sono giovani. Quanto vi è costato di più arrivare fino a qua? Fatica e anche... Sì, abbiamo visso 1500 km, abbiamo fatto praticamente 5 giorni, sì, una grande fatica, e come dicevo prima, mettiamo le persone nel centro del dibattito, quindi è stato estendere la sofferenza alle persone che dovrebbero essere già a terra da diversi giorni. Perché vi si è allagato anche il posto? Scusa? Vi si è allagato? Sì, sì, sicuramente, abbiamo visto le immagini, no? Grande ole, ovviamente né una nave con questa stazza è immune a questa situazione. Grazie. Che condizioni sono? Wow, adesso si stanno riprendendo, sono state molto male tutti questi giorni, le notti, adesso in terra, in porto sicuramente riprenderanno un stato decente. Sono già sbarcati? No, ancora non hanno cominciato l'operazione di sbarco. Senta, so che voi vi occupate ovviamente del risultato del salvataggio in mare e poi del trasporto nel porto più vicino, in teoria, teoricamente. Sapete però della seconda cosa che è successo? Tra l'altro, i minori rimarranno a Senigallia nella struttura dove sono ospitati gli altri della Ocean Viking. Non ti so dire, l'ho sentito da voi, quindi sicuramente l'autorità ci può chiarire. È contro il diritto internazionale, che parla che le persone devono essere sbarcate nel minore tempo possibile nel posto più vicino, in un luogo sicuro. C'erano tanti porti prima di arrivare a Ancona, abbiamo chiesto, richiesto, è stata rifiutata. Ovviamente non va in linea con queste convenzioni che l'Italia ha firmato e ratificato. È una mossa politica, quasi un dispetto alle ONG? Sicuramente politizzare, strumentalizzare sulle persone che abbiamo a bordo che hanno già sofferto abbastanza. Senta, quanto ci vorranno per l'operazione di controllo? È ragionevole pensare che possano finire per il pomeriggio? Beh, non sono tante persone, normalmente questo si farà un paio di ore. La prima volta che siamo ad Ancona, vediamo come sono organizzati e ci auguriamo di sì. Senta, potrebbe però anticipare questo porto nuovi sbarchi futuri qua ad Ancona, magari non con la vostra organizzazione o comunque con altri? Speriamo di no, tanto ringraziando all'autorità locale che sta organizzando questa operazione, ma sicuramente noi continueremo a spingere di fare rispettare le leggi e sbarcare il prima possibile in un posto più vicino, non venire al nord Europa. Oltre ai 18 minorenni ci sono anche gli adulti. L'età media degli adulti più o meno qual è? Beh, sono giovani anche loro? Sì, non so dirti con precisione, ma sì, sono giovani. Quanto vi è costato di più arrivare fino a qua? Di fatica e anche... Sì, abbiamo visto 1500 km, abbiamo fatto praticamente 5 giorni, sì, una grande fatica, e come dicevo prima, mettiamo le persone nel centro del dibattito, quindi è stato estendere la sofferenza alle persone che dovrebbero essere già a terra da diversi giorni. Perché vi si è allagato anche il ponte poi? Scusa? Vi si è allagato? Sì, sì, sicuramente, abbiamo visto le immagini, no? Grande ole, ovviamente né una nave con questa stazza è immune a questa situazione. Scusa, le condizioni a bordo a livello sanitario, di salute, come sono? Buono, adesso si sta stabilizzando, no? Perché sono stati giorni difficili, che le persone si sono ammalate e abbiamo detto, no? Abbiamo documentato pure un bel po' di vittime di torture, storie forti di torture in Libia che continuiamo, no? Per noi non è niente di nuovo, perché purtroppo li sentiamo ogni volta che facciamo soccorsi, no? Ma viene sottolineata che questa è una situazione che accade in Libia e continuerà a farlo, e le persone stanno scappando da questa situazione limite dove il diritto fondamentale delle persone non viene rispettato.